una suggestiva passeggiata a ridosso del mare, dei coloratissimi murales e il mistero di un'antica e preziosa statua greca. Oggi la guida turistica abilitata dalla Regione Marche, Manuela Palmucci, e Ippolita Bonci del Bene, curatrice del volume Fano, Passaggi in città, ci conducono alla scoperta di una delle zone marinare di Fano, dove l'Adriatico ci parla anche di storia, di arte e di opere scomparse. La passeggiata dell'Esippo costituisce il tratto terminale della strada panoramica del porto turistico fanese. Lunga quasi 1 chilometro e larga 5 metri nella parte finale, la passeggiata è una delle più lunghe dell'Adriatico, percorribile da pedoni e biciclette, dispone di 3 ingressi accessibili da portatori di handicap e si allunga lungo tutta la diga foranea della Marina dei Cesari. Può essere attrezzata con tribune rivolte verso il mare, un vero e proprio stadio sull'acqua per manifestazioni nautiche, comodamente visibile da migliaia di persone. La passeggiata dell'Esippo deve il suo nome alla statua in bronzo posizionata alla fine del percorso, collocata il 19 maggio del 2009 in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo tratto del percorso. Si tratta di una copia, il cui originale è stato attribuito da diversi studiosi allo scultore greco Lisippo, attivo nel IV secolo a.C., scultore ufficiale di Filippo il Macedone prima e del figlio Alessandro poi. La copia in bronzo dell'artista Paolo Furlani è stata donata dal Lions Club alla città di Fano, a decoro del porto turistico Marina dei Cesari. È alta oltre 2 metri, al contrario dell'originale attualmente esposto presso il Getty Museum degli Stati Uniti, che ha un'altezza di poco più di 1,5 metri e dovrebbe rappresentare un atleta che si incorona. Non è effettivamente una copia in calco della statua di Lisippo, come sembrerebbe da lontano, ma una sua rielaborazione. La statua è un monito a difendere i tesori sommersi dell'Adriatico. Il bronzo di cui si ignora l'originaria collocazione doveva far parte del prezioso carico di una nave affondata in Adriatico, probabilmente proveniente dalla Grecia o forse da Bisanzio, e diretta verso le nostre coste. È stata ripescata casualmente nel 1964 da una motopesca fanese. Nel giugno del 2017 la passeggiata è stata arricchita dei murales dipinti da 49 studenti di Fano. Dopo quasi 2 mesi di lavoro, i ragazzi hanno dato l'ultima pennellata sul muro paraonde della Marina dei Cesari, con immagini una diversa dall'altra, ispirati al tema orizzonte, 400 metri lineari che adesso sono colorati con la freschezza della loro fantasia. Nel settembre del 2019 l'artista italo-americano di origine fanese, Patrice Moretti, in arte Smoke One, ha realizzato un ulteriore murales che rappresenta l'entrata in porto di un peschericcio ed un gabbiano che lo sorvola. La passeggiata dell'Esippo, che è una delle più lunghe dell'Adriatico, è ora anche la più colorata e lo sarà ancora di più in futuro, quando il progetto murales sarà completato. L'obiettivo è ottenere nel tempo un lunghissimo nastro pittorico, un Guinness nella storia della street art, oltre che un importante abbellimento per questa meta, già oggi molto frequentata e apprezzata da cittadini e da turisti. Nel 1964, a largo dell'Adriatico, sul peschereccio Ferruccio Ferri, capitanato da Romeo Pirani, sono al lavoro. Stanno faticosamente ritirando a bordo le reti da pesca e grande è la sorpresa quando, fra le maglie, oltre al pescato, trovano impigliata una statua bronzea, incrostata eppure d'una bellezza stupefacente. È l'atleta di Fano, capolavoro di Lisippo, scultore di corte di Alessandro Magno. Da allora quest'opera d'arte, realizzata tra il IV e il II secolo a.C., ha avuto una storia travagliata e di contesa tra l'Italia, che ne rivendica il possesso, e gli Stati Uniti, dove la statua si trova. Il mistero inizia subito dopo la strana pesca. Il reperto archeologico non viene denunciato alle autorità e la statua scompare e riappare poi nel mercato illegale delle opere d'arte. Alla fine l'atleta approda al Paul Getty Museum di Malibu, in California, che paga 4 milioni di dollari per averla.